Stefano Parolai è il responsabile del settore sismologia dell'OGS. Analizzando il terremoto che ha colpito in questi giorni la Croazia, lo scienziato puntualizza subito un dato. Le scosse si sono abbattute su un'area la cui alta sismicità è da tempo sotto osservazione. È un'area sismica che conosciamo, una struttura che già nel passato aveva dato terremoti, quindi si è riattivata questa struttura e la sismicità sta continuando anche in queste ore. In un simile contesto, sottolinea Parolai, la scienza può poco, stante l'imprevedibilità del manifestarsi dei fenomeni. Non ci si aspetta mai, diciamo così, il terremoto purtroppo avviene, non sappiamo quando, non sappiamo esattamente dove, però conosciamo queste strutture, sappiamo che possono generare questo tipo di eventi. Una cosa è certa, gli episodi di questi giorni sorprendono per l'intensità della magnitudo, un dato che in particolar modo sul nostro territorio ha un impatto enorme anche da un punto di vista psicologico. È una magnitudo molto simile a quella del terremoto del 76, seppure con un meccanismo, diciamo, di rottura diverso, però in termini di magnitudo è confrontabile con il terremoto del 76 in Friuli Venezia Giulia. Il professor Parolai poi tiene a sottolineare un ultimo dato. Proprio per le ragioni di cui sopra, una realtà come quella sotto la sua responsabilità deve assolutamente seguire l'andamento di questi episodi, e ciò è possibile grazie alla stretta collaborazione fra istituzioni. Abbiamo una stretta collaborazione con le reti dei paesi limitrofi con i quali scambiamo regolarmente dati proprio per migliorare il monitoraggio sismico, quello che noi chiamiamo transfrontaliero, perché purtroppo i terremoti non hanno confini, quindi interessano anche diversi paesi. Per fortuna in questo caso nel nostro paese senza fare danni.